con voi perché sarebbe uno dei libri, la gente dei campi, la gente che tutto il mondo che mi segue in tutte le trasferte, che fa un cuore per il cuore, 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 che fa un cuore per il cuore. Quando noi ti confaccia a tutti, che mi dice dentro, che è il mio corpo, che è la mia nazione, da sotto di chi può cantare tutti assieme a Marco, io Marco, Lazio Montieri, questo momento, di questo festeggiamento di donatore di vita, perché tu non pensi che lo spirito dei migliori. E la motivazione che gli abbiamo dato è il premio. Saranno convinti per aver incarnato quella grinta, quella determinazione, quello spirito del vero che si respira e conduce i genitori. È vero, mi sembra che questo vado a essere dimostrato tutte le domeniche, io rimango quasi pazzito quando prendono qualche cosa di un po' favore di cui con questo piano mi pare così per dire cosa abbiamo fatto, che cosa è successo. Adesso non riusciamo più a pagare gli affitti e dovremo mollare questo posto.
però non ci vogliamo perdere nessuna fase di lavoro fatto dall'altro. E anche per questo che sarebbe. Grazie. Perché tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti
e frequentarti, potrebbe averle scritte. Tutti coloro che si esprimono intorno a te hanno sicuramente un principale rotiano. Sentono che non avranno tempo di dirti e dimostrarti quanto sei stato importante per tutti noi. Ma non ce l'abbiamo fatta con nulla a pareggiare contro con te, perché la tua bontà, la tua generosità e soprattutto l'essere sempre disinteressato con chiunque ti legge, davvero è gratificante. Anche queste parole sono insufficienti a descrivere i nostri sentimenti, ma le vogliamo semplici come eri tu, come tu eri semplice e come infinita grandezza. Oggi siamo la tua famiglia, la tua grande famiglia, e siamo qui tanti anche in nome di coloro che avrebbero voluto esserci ma non hanno potuto. Tutti noi ci siamo sentiti in qualche modo protetti da te. Tu ce ne sei, non hai mai voltato il capo dall'altra parte e nessuno ti ha mai sentito chiedere qualcosa per te. In queste mura si insegna ad amare il prossimo come te stesso. E tu, caro Pippo, anche in questo sei andato oltre. Hai sempre amato gli altri più di quanto tu abbia fatto con te stesso. Sicuramente quando la
siamo in alto per loro soprattutto, non quindi anche i sacrifici che la gente fa, quindi l'amore che c'è per la squadra, per il Genoa, quindi per noi è un motivo di orgoglio. Va bene, sono contentissimo, io ho iniziato da piccoli come voi a giocare a calcio e poi vedevo ovviamente il Genoa in televisione, dei due grandi campioni, poi piano piano con il sacrificio poi sono riuscito ad arrivare in questa squadra che è la squadra più antica di del club più antico di Italia, quindi sono veramente contento di essere a Genoa. Giorgia, cosa proprio? Cioè, sinceramente dico che il calcio non è più come quando giocavo da bambino, che era tutto divertimento e tutto bello. Certo, è un lavoro che mi piace molto perché ho deciso di farlo quando sono bambino, poi sono stato fortunato, ho avuto l'opportunità di farlo. Però posso dirvi che è un lavoro, perché comunque andarsene via di casa presto, lasciare la famiglia, io ho tanti fratelli pure, quindi lasciare un pezzo di cuore e niente, per inseguire il sogno. Adesso sono contento del lavoro che faccio, però c'è anche tanto bisogno di sacrificio, quindi niente, sono contento di fare altro lavoro che faccio. Volevo chiederti, mi chiamo Filippo e volevo chiederti se da un colgevo, se tu che è proprio ti sei fatto vedere, volevi vedere la Genoa e se ti piace giocare a calcio nel Genoa. Tutto, guarda, mi piace tantissimo giocare a calcio nel Genoa. Io sono venuto qui perché ho fatto prima di venire qua, giocavo in Serie B e niente, poi quando mi piacciono degli osservatori, della gente che va a vedere i giocatori in giro e niente, ho ricevuto una chiamata e appena ho visto la chiamata, mi hanno chiamato Genoa, sono rimasto a bocca aperta, ho preso subito le valigie e sono corso qui. Il nostro
sorella anch'io, che a parte sono uno stupendo, poi niente, voglio anche questa bellissima soddisfazione, essere riuscito a allenare la mia squadra da 24 anni, di camminare le dove veramente, quindi niente, per me questo è il motivo del cuore, 24 anni si riuscirà a allenare una squadra di antica d'Italia, sono veramente contento. Secondo noi sei molto forte come difensore e ti volevamo chiedere che squadra ti dici. Allora, io quando ero bambino come voi, ti parlo da Roma. Quando ero bambino come voi. Perché sono andato a Roma, come voi siete a Genova, no? E io ti parlo da Roma, sono andato a Roma. E poi piano piano, ovviamente con il lavoro con il lavoro adesso non tipo più niente, tipo lavoro è tipo per la squadra in cui sto, in cui gioco. Mario, tu mi hai conosciuto benissimo, mi fai solamente un pensiero, un Twitter su Pippo Spagnolo, forse vuoi fare una domanda a Dario. Io, per ricordare Pippo Spagnolo, avete scelto un giocatore che mi sarebbe piaciuto tantissimo, perché al di là delle qualità, io gli auguro che possa avere una carriera bellissima, naturalmente nel Genoa, è il classico giocatore con la maglia appiccicata, col sudore della maglia appiccicata, come voleva Pippo Spagnolo. Allora io chiedo a lui, trovi una unanimità di intenti insieme a tutti i tuoi compagni? Il Genoa è veramente una grande famiglia, perché ricordati che la nostra, rispetto a tante altre tifoserie, è una fede e noi vogliamo che rimanga tale, per cui io ti auguro davvero di essere il nuovo Mimmo, perché questo vuol dire che insieme avete costruito il nuovo Genoa. Per quanto riguarda anche, sì, io e Mimmo ormai siamo insieme a voi, insomma da tanti anni qua, e 3 anni ormai, perché sono tanti, e ogni volta che viene anche qualcuno da insieme a qualche ragazzo nuovo, gli facciamo bene, ben presente un po' della situazione, cioè quello che è Genova, quello che sono i suoi tifosi, veramente come ci dice la fede che hanno, perché questa è una fede, come ho detto prima, la sfera. Ci siete sempre, quindi quello che facciamo noi più anziani, cioè più anziani nel senso che sono tanti anni qua, è quello proprio di dire ai nuovi, di fargli capire veramente che questa non è una squadra, ma è la squadra. Sono 3 anni che le cose non vanno bene.
contentissimo, poi ci salviamo tutti, però adesso quando vinci veramente c'è una carica, c'è una carica maggiore, quindi dovremo non so solo per andare a prendere dei punti in casa che è pubblico secondo me. Grazie a tutti! Quando è stato premiato